sulle varie televisioni, vediamo anche la pubblicità dell'INAIL che mette a disposizione dei fondi, diciamo, per l'adeguamento delle attrezzature e dei macchinari sia in ambito agricolo che in ambito forestale. Questo è anche dovuto al fatto che in agricoltura e quindi anche nell'ambito forestale purtroppo gli incidenti, diciamo, che accadono sono molto spesso mortali e quindi il grado di mortalità rimane uno dei più alti, dei settori più a rischio insieme a quelli dell'edilizia. Noi come dottori agronomi e dottori forestali abbiamo pensato insieme, diciamo, ad altre categorie, ad altri, diciamo, professionisti, di iniziare un percorso, diciamo, di informazione, diciamo, e di preparazione dal punto di vista professionale di questo aspetto. Infatti, diciamo, questo primo convegno, diciamo, che abbiamo organizzato ha avuto un grande successo, quindi una sala piena, diciamo, con persone in piedi e soprattutto quello che ci ha fatto molto piacere, una grande partecipazione dei colleghi del Corpo Forestale dello Stato, a testimonianza del fatto che sia chi il professionista, diciamo, che progetta, ma anche, diciamo, le varie istituzioni che devono controllare, devono collaborare al fine di poter ottenere un ottimo risultato sul settore della sicurezza. Voi come ordine che cosa consigliate, soprattutto nel vostro rapporto con le istituzioni, chi deve gestire una sicurezza nel mondo del lavoro? Allora, noi il consiglio che possiamo dare è questo, diciamo, prima un aggiornamento continuo, quindi, diciamo, iniziative di questo genere da fare molto spesso, più volte durante l'anno, in modo da confrontarsi sia tra chi come professionisti, diciamo, progetta o effettua, diciamo, delle verifiche e sia tra quelle istituzioni pubbliche o private che effettivamente hanno il compito, diciamo, di controllare. Solo così si è in grado, diciamo, di trovare la strada giusta.